Bene, sì, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare oggi per quanto riguarda le calabresi e oggi diverse notizie di calciomercato, un po' per tutte le squadre. E direi che possiamo quindi subito partire con il Crotone, perché si parla in realtà di una notizia in entrata. Crotone che deve comunque continuare a rinforzare la rosa, manca ancora rinforzi nel reparto difensivo, serve forse anche un quinto di destra, comunque un esterno di centrocampo a destra. Serve ancora magari un centrocampista per sostituire Petriccione, una prima punta, e comunque ancora tanti rinforzi vanno fatti. Parlando proprio di prima punta, si parla di un interessamento importante per Satriano, attaccante classe 2001 che ha fatto un grandissimo precampionato con l'Inter, dopo aver fatto un ottimo campionato primavera sempre con la maglia dell'Inter, giocatore che potrebbe rimanere addirittura in prima squadra, l'Inzaghi starebbe valutando di tenerlo in prima squadra. Attenzione però alla sua possibile uscita in prestito per poter comunque farlo giocare con più continuità. A Crotone ritroverebbe un altro giocatore dell'Inter, Mulattieri, che sta facendo molto bene, ha già fatto doppietta con il Como alla prima uscita stagionale per lui in Serie B e quindi comunque vedremo un po'. Crotone è interessato, sarebbe un rinforzo importante. Secondo me comunque più che Satriano servirebbe una prima punta che ti garantisca veramente tanti tanti gol. Certo non ti garantisce nessuno in realtà, però più che un altro under del reparto offensivo andrei a prendere comunque più un over, onestamente, a meno che il Crotone non decida di tenere Rivière, perché comunque Rivière potrebbe anche rimanere. Però, visto che comunque in questo momento non è nei piani del Crotone, sembrerebbe essere in uscita, io andrei a puntare su più che altro su un over, anche perché già Mulattieri che è un under, secondo me andare a prendere un altro under è un po' rischioso. Comunque un profilo assolutamente interessante, ha fatto, come dicevo bene, senso del gol. Comunque lavora anche per la squadra, si sa muovere, è giovane, però ripeto, secondo me in questo momento servirebbe più un profilo over, per la prima punta piuttosto che un altro under, visto che è già presente Mulattieri, quindi questa è un po' la mia idea. Detto questo, però, andando avanti, parliamo un po' anche, di Cosenza, perché si fanno comunque tanti tanti nomi per andare a rafforzare quella che è la rosa. Detto questo, quindi questi nomi quali sono? Innanzitutto quello di Spalek. Rinforzo assolutamente sarebbe un colpaccio per il Cosenza. C'è anche la Regina interessata, quindi Regina e Cosenza su di lui, trequartista comunque di altissimo livello per la categoria, classe 94, che viene comunque da delle stagioni in realtà non fantastiche. Stagione fantastica quella della promozione con il Brescia, poi un po' più in calando, però comunque un giocatore che ha una qualità incredibile per la categoria, sarebbe veramente un rinforzo importantissimo. La Regina non necessita di andare a puntare su di lui, più il Cosenza servirebbe un trequartista. Ecco, avere una batteria di trequartisti composta da Bultam e Spalek sarebbe veramente ottimo. Vedremo un po', sarebbe un colpo veramente importante. Per lui ci sono richieste anche dal Belgio, quindi pista comunque complicata, però ripeto, potrebbe essere veramente un colpo molto importante per il Cosenza. Rimanendo comunque nelle parti centrocampo, si punta anche a più una mezzala comunque. E infatti in questo senso il Cosenza ha messo comunque il mirino Mallamo, centrocampista di proprietà dell'Atalanta, ex Pordenone, la scorsa stagione ha giocato al Pordenone, giocatore che può giocare anche come esterno offensivo, oltre che come mezzala, quindi può coprire comunque più ruoli e profilo assolutamente interessante che alla fine, pur essendo comunque un 99, quindi un giocatore giovane, ha già diverse esperienze in B, anche con la Juve Stabia, e alla fine sarebbe un rinforzo comunque interessante. Diciamo che nel 3-5-2 lui giocherebbe come seconda punta, volendo, anche se comunque non è che l'ha mai giocato come seconda punta in maniera specifica, però si adatterebbe un po' come seconda punta, le caratteristiche ce le ha comunque per giocare come seconda punta. Però diciamo che faccio un po' fatica a trovare collocazione nel modulo di Zaffaroni. Giocassimo con le ali offensive, allora sì. Invece se vogliamo comunque magari farlo giocare come mezzala, però in un centrocampo a due, perché comunque il 3-5-2, se vogliamo giocare con un trequartista, poi diventa due. Ecco, o gioca trequartista, anche lì comunque non è che ha giocato trequartista nella sua carriera, quindi sarebbe nuovo per lui. O comunque giocare un centrocampo a due la vedo complicata, quindi diciamo che trovo di difficile collocazione Mallamo nel modulo del Cosenza, quindi non lo so, è comunque un nome, vedremo un po'. Comunque c'è un interessamento, un leggero interessamento, comunque vediamo un po' che cosa se ne fa. Però ripeto, non è che c'è il Cosenza lo ha preso, è semplicemente un interessamento, così come comunque per Torrasi.
Centrocampista attualmente comunque di proprietà del Limonese, scuola Milan, giocatore di alto livello comunque per la Serie C, giocatore che piace a tantissime squadre e Limonese però non vuole cederlo. Giocatore molto giovane, ripeto, in rampa di lancio, sta facendo delle ottime stagioni, soprattutto la scorsa stagione ha fatto molto bene, ha attratto l'interesse di diverse squadre anche di Serie B, tra cui il Cosenza nelle ultime ore. Limonese però, ripeto, non vuole cederlo e addirittura preferisce perderlo a zero la prossima stagione per ottenerlo questa stagione. Quindi vediamo un po', comunque così si sta puntando anche a lui. Sarebbe anche qui una scommessa importante perché viene comunque dalla Serie C, è comunque un giocatore giovane, vediamo un po', comunque è un ennesimo nome di mercato per il Cosenza. Altro nome di mercato più di categoria rispetto a Torrasi, visto che comunque l'ha fatta per diverse volte, è Jovan Anderson, esterno che giocherebbe come quinto di destra nel modulo di Zaffaroni, che interessa al Cosenza. Cosenza che ovviamente sta lasciando i rapporti con la Lazio per puntarci, già comunque Cosenza sta valutando Maestro e Gondò, che sarebbero due colpi per me molto importanti della Lazio, e anche Jovan Anderson comunque non sarebbe male. Quindi vediamo un po', giocatore che comunque può ricoprire, ripeto, la fascia, tutti i ruoli comunque sulla fascia destra, quindi giocherebbe come quinto di destra. Da quella parte noi abbiamo comunque eventualmente Gerbo, che però è infortunato, ci sarebbe anche Corsi, vedremo un po'. Comunque fatto sta che sicuramente Jovan Anderson può ricoprire quella fascia e può comunque essere un colpo importante. Alla fine, ripeto, è un giocatore che la Serie B, soprattutto quella Salernitana, l'ha già giocata, non diciamo in non comunque con grandissima continuità, però comunque le sue esperienze le ha fatte, è nel pieno della carriera visto che è un classe 95, vediamo un po', interessa e vediamo comunque cosa se ne farà di lui. Detto questo, direi che possiamo parlare anche di un giocatore che in realtà non è un interessamento quanto più un giocatore in prova. In realtà negli ultimi periodi abbiamo visto diversi giocatori in prova che in realtà poi si sono, cioè non si sono più puntati. Un altro giocatore in prova nelle ultime ore è Traoré. Stiamo parlando comunque di un difensore che Zaffaroni comunque in allenamento ha provato come braccetto di sinistra nella difesa 3, classe 99, che nelle ultime stagioni ha giocato ai Los Angeles Galaxy, quindi in MLS, giocatore comunque che sta comunque facendo quindi questo provino, questa prova col Cosenza che lo sta valutando, e vedremo un po' comunque il tutto, vedremo se verrà messo sotto contratto o meno. È un possibile nome, un colpo sarebbe comunque molto esotico. Vediamo un po' comunque le news su di lui. Detto questo, andando avanti, direi che possiamo parlare un po' anche di Regina in realtà, perché ci sono anche qui diverse notizie importanti e due principalmente in uscita. Per quanto riguarda Rossi, giocatore che è sempre più vicino al Messina, alla CR Messina, squadra che comunque sembrerebbe essere vicino a contrattualizzarlo. Si parla di un biennale di contratto per lui, speriamo. Rossi, che ha rifiutato comunque già diverse proposte della serie C, speriamo che finalmente se ne vada per non dover avere un giocatore fuori rosa e uno stipendio comunque sul groppone. Ripeto, interessa la CR, speriamo si possa trovare un accordo. Altro giocatore che potrebbe essere in uscita è Bellomo. La Triestina sta cercando di portarlo comunque in quel di Trieste, trequartista comunque che non è in uscita, era molto vicino ad essere in uscita a gennaio dell'anno scorso, adesso sembrerebbe essere vicino alla permanenza, anche perché non ne vedrei comunque un'utilità. Alla fine la Regina deve cederlo adesso per poi dover trovare un sostituto, quindi non so se sia comunque un'operazione fattibile. Ecco, adesso se mi viene in mente, però dovesse andare via Bellomo, arrivare Spalek, allora lì sì, ecco, allora lì sì. Perché comunque Bellomo è un giocatore che ha tanta qualità, però è molto incostante anche durante l'arco della partita e non gli vedo mai dare quel contributo che può dare alla squadra. Ecco, quindi non lo reputo un giocatore fondamentale per la Regina perché non gli vedo mai dare quel contributo che potrebbe dare ma che poi non dà. Quindi vediamo un po', una successione non sarebbe scandalosa, per me ci potrebbe anche stare, però ovviamente va sostituito al meglio. Dovesse arrivare Spalek, per esempio, allora lì sì. Allora sono contento di questa operazione. Però vediamo, Triestina che l'avrebbe messo nel mirino, vediamo un po' comunque se c'erano rapporti o meno. Detto questo, direi che possiamo continuare parlando un po' anche di Catanzaro, perché ci sono diverse notizie. Allora, il
In entrata si fanno il nome di due attaccanti, Catanzaro che ha chiuso il mercato, l'ha detto anche Pelliccioni, però magari un'altra prima punta potrebbe arrivare per completare definitivamente il reparto. In questo senso, il Catanzaro sta puntando, o comunque si è intromesso per Torromino, attaccante comunque in uscita dalla Ternana, che difficilmente rimarrà in B, vista anche comunque l'età, giocatore comunque che va verso il ritiro, di grande esperienza, che comunque ancora i colpi li ha, però è, diciamo, un giocatore abbastanza incostante, vista l'età, anche comunque giustamente, però è un profilo su cui non andrei a puntare, potrebbe essere un evacuo bis, quindi anche no. E l'altra notizia riguarda invece, sempre della Ternana, un possibile colpo, cioè vantaggiato. Anche qui attaccante in uscita, giocatore che ha fatto comunque una buona stagione con la maglia della Ternana la scorsa stagione, trascinandola lui e tutti gli altri, in cui vari parti Pilo, ma comunque anche Falletti, ma tantissimi giocatori stati fondamentali, vantaggiato uno di questi. Comunque interesserebbe al Catanzaro, vedremo un po'. Comunque attaccante che qui di grande esperienza, anche lui verso il tramonto della carriera, un classe 84, però potrebbe essere l'ultimo contratto della vita se vogliamo per lui. Ripeto, anche qui eviterei, anche perché c'è già, comunque abbiamo, per quanto riguarda di prima punta, Ciance Vasquez. E va bene puntare un terzo, però andare a prendere un terzo che poi fa come evacuo, anche no. Preferirei andare a prendere una terza prima punta under a sto punto, piuttosto che andare a puntare su un vantaggiato su un Torromino. Questo un po' che ormai comunque la carriera l'hanno fatta. Questo è un po' il discorso, quindi vediamo un po' comunque le novità in tal senso. E andando avanti, però, comunque si parla anche di news a centrocampo, perché il Catanzaro sarebbe molto forte su Schaudone, Catanzaro che potrebbe quindi andare su un altro centrocampista, nonostante comunque il reparto è completo. Vista la possibile uscita di Vera, di cui adesso parliamo, potrebbe comunque il Catanzaro dover comunque mettersi comunque a posto, cercare comunque di anticipare il tutto e provvedere comunque all'uscita di Verna. In questo senso comunque interessa Schaudone, Catanzaro che aveva proposto a Schaudone addirittura un contratto, un biennale di contratto per lui, giocatore che sta valutando comunque le varie ipotesi, potrebbe anche accettare, visto che in questo momento di proposte importanti in B non ne ha ricevute. Il Catanzaro sembrerebbe, ripeto, aver proposto un biennale, quindi vediamo un po' comunque il futuro. Schaudone che potrebbe quindi ripartire dalla Calabria con la maglia del Catanzaro, sarebbe un colpo importantissimo per il Catanzaro. Dovesse andare via Verna, arrivare a Catanzaro. Dovesse andare via Verna e arrivare Schaudone, sarei onestamente contento, perché Schaudone per la categoria è un ottimo giocatore, ha qualità, comunque accompagna l'azione quando c'è la fase offensiva, dà anche un apporto importante in fase difensiva, è un giocatore importante, ha leadership, carisma, e assolutamente per la categoria sarebbe fondamentale. Quindi vediamo un po'. Quindi Schaudone che interessa, proprio perché Verna potrebbe andare via. Vediamo anche qui, perché comunque non è scontato, visto che il Catanzaro sta anche lavorando al rinnovo per lui. C'è un interesse importante dell'Entella, quindi attenzione, perché anche lui è attratto magari da un possibile ritorno al nord. Il Catanzaro comunque sta provando a rinnovarlo, sta provando comunque a rinnovare il contratto per evitare comunque sorprese agli ultimi giorni di mercato. Comunque, ripeto, l'Entella è molto interessato, l'Entella che ovviamente punta a fare un campionato di vertice nel girone A. Vediamo un po'. Si sta valutando un po' la situazione, ripeto, il Catanzaro propone comunque un rinnovo e Verna comunque semplicemente deve decidere. Se io devo valutare, ecco, Verna per le prestazioni comunque fatte nelle prime uscite stagionali di quest'anno, lo terrei onestamente, perché soprattutto comunque a Verona non mi è dispiaciuto per niente, anzi gli ho visto fare delle ottime cose. Quindi vediamo un po', però ripeto, dovesse andare via Verna e arrivare Schaudone, allora lì sarei contento, però se no, comunque, se Schaudone non è disponibile o comunque ci sono dei problemi, si rinnova tranquillamente Verne e si tiene, perché comunque non è scarso, anzi è un ottimo centrocampista. A questo punto però parliamo un po', piccola parentesi, Coppa Italia, perché ufficialmente comunque è finito comunque il primo turno preliminare di Coppa Italia, di conseguenza è stato stabilito il secondo turno preliminare, di conseguenza al primo, perché già tutto è stato comunque sorteggiato prima
del primo turno, prima che si giocasse il primo turno, di conseguenza i Catanzaro affrontano il Catania, come già comunque preannunciato, il 15 di settembre, vedremo comunque poi anche l'ora, ci sarà Catanzaro Catania per il secondo turno preliminare di Coppa della Serie C e vediamo un po' comunque il tutto. Detto questo, chiudendo, direi che possiamo parlare un po' anche di Vibonese, perché potrebbe esserci un'uscita per quanto riguarda la porta. Infatti Marson sembrerebbe essere sul piede di partenza, visto l'interessamento del Pescara, Pescara che comunque ha ufficializzato Di Gennaro in porta, Fiorino è andato alla Salernitana, tra l'altro in Serie A, e comunque necessita di un altro portiere, e il Pescara di Auteri sta puntando a un portiere comunque del livello, cioè comunque ad avere due portieri di ambo livello, che possono giocarsela alla pari. Di Gennaro è già arrivato, e potrebbe arrivare anche Marson, portiere di alto livello, giocatore che quando chiamato in causa la scorsa stagione ha sempre fatto molto bene, ottime prestazioni. Poi, con il passare della stagione, ha trovato sempre meno spazio, ha giocato più Mengoni. E anche quest'anno sembrerebbe la Vibonese voler ripartire dall'esperienza di Mengoni, che comunque, anche per esempio con Catania, ha neutralizzato un rigore, quindi ancora garantisce molto Mengoni. Onestamente, io fossi a Vibonese lo terrei perché avere una coppia di portieri così, un giocatore comunque esperto come Mengoni, che ti garantisce tanto, è uno giovane. Comunque ancora che può crescere e anche lui che ti garantisce tanto come Marson, non è da tutti comunque per una squadra di medio livello come la Vibonese e di conseguenza io cercherei di tenerlo a tutti i costi. Vedremo un po', comunque dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile, ovviamente si cede, però in questo momento io onestamente Marson me lo terrei. A questo punto io mi fermo, ci vediamo quindi con un prossimo video. Ciao ragazzi!